fiori, buon di tose o buonasera fiori, buonasera tose, dipende da che ora guarderai il video. Come andiamo? Spero bene. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso, con furore e con... Bentornati su Stene Channel e benvenuti su Stene Live, oggi al debutto su Twitch, che poi in teoria dovrebbe anche farmi la live direttamente su YouTube. Io non so che razza de casin venirà fuori, perché sì, su YouTube adesso mi scrive prova streaming, multistreaming addirittura, cioè veramente un cacao meravigliao. Allora adesso devo andare assolutamente su YouTube a correggere il titolo. Vediamo un po' se riesco a farlo sta cosa. No. Vediamo. Sì, ce la posso fare. È il debutto assoluto. Debuttissimo assoluto. Devo anche addirittura mettere un'immagine, boh, non lo so. Vabbè, comunque ecco, niente. Io sono in live su Twitch, creato questo canale appositamente per trasmettere in streaming diffusione, cazzo come farlo bene, perché veramente YouTube mi ha rotto le balle, perché puntualmente mi blocca le live, perché magari smadonno, chissà che cavolo, arrivano delle segnalazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi appunto ho deciso di creare il canale di Stene Channel anche su Twitch, che è una piattaforma appunto dedicata allo streaming, e eventualmente per chi avesse piacere di far parte della community di Stene Channel su Twitch, trova il link per seguirmi su Twitch TV direttamente sulla pagina iniziale del canale YouTube in alto a destra dei vostri teleschermi. E, prima di cominciare la mia disanima, ovviamente scatta... It's fantastic. Perché siete straordinari, sto arrivando ai 4200 iscritti su YouTube, e quindi grazie veramente a tutti i miei seguaci, usiamo questo termine, così, seguaci, no, tutti gli amici che mi fanno compagnia, ecco, fondamentalmente questo un grazie doveroso e... fantastica, perché è fantastica, perché poi ho una console anche da gestire, e quindi ogni tanto succedono queste cazzabubbole, se così possiamo definirle. Allora, di cosa parlo oggi? Ma fondamentalmente resto su un argomento che questa settimana sto trattando a go-go, perché comunque anche visto che gioca la nazionale, eccetera, campionato di Serie A e campionato di Serie B sono fermi, e mi soffermo un po' sul campionato di Serie C che seguo con passione, e ovviamente questo video verrà condiviso su Serie Chat Girone B, il gruppo Facebook creato sapientemente da Marco Ocram e amministrato anche dallo stesso Marco, da Enrico Morselli e da tutti i vari amici che saluto con affetto. A proposito, vi ricordo sempre 7 anni di sfiga per chi non si iscrive alla Tana Giallo Blu, il gruppo gestito unicamente da Enrico Morselli, vera voce, vera icona del tifo modenese, e allo stesso Enrico che magari all'apparenza può sembrare, ecco, un duro, eccetera, uno che fa un po' paura, ecco, diciamolo così, i famosi tipi ombrosi, comunque è una persona estremamente sensibile al quale rivolgo un affettuoso abbraccio, visto che domani c'è una commemorazione importante per lui, e quindi non entro nello specifico perché chi è suo amico su Facebook lo sa, però ecco, un affettuoso abbraccio da parte mia a una brava persona quale è Enrico Morselli, ed estremamente sensibile. Bene. Torniamo adesso un attimino al calcio, così qualche minuto di live o live, che dir si voglia, perché volevo mettere i puntini sulle i
su un argomento che diciamo è attuale, soprattutto vige all'interno del gruppo e come sempre ne sento di cotte e di crude e vorrei dire la mia, convinto anche di non dire troiate. Poi comunque voi siete tranquillamente liberi di martoriarmi, di non essere d'accordo, di non pensarla come me. Allora, come vedete sotto nel banner questo qua dove scorre il tutto, scorre, facciamolo scorrere, scorre così. Ok, perfetto. C'è la dichiarazione di qualche giorno fa di Renzo Rosso, patron del Vicenza Calcio Virtus, che appunto nel corso di una diretta, mi pare sulla Rai, ci siamo, ha dichiarato, ma non è che abbia dichiarato chissà quale novità, insomma, che lui avrebbe potuto tranquillamente acquisire il Milan quest'estate, però ha puntato tutto sul Vicenza, squadra della sua città, eccetera, 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 e quindi poi acquistare il Milan a sua detta sarebbe stata una cosa anche più grande di lui, ecco, per dirla un po' così in maniera spiccia. E quindi ha preferito investire nel calcio, nella sua città, appunto, ovvero Vicenza. Bene, allora da qui poi cominciano a partire le solite discussioni, chiamiamole così, che poi vanno a finire un po' sul ridanciano, secondo me, perché bisogna dire le cose come stanno. Allora, innanzitutto, dal mio punto di vista, Renzo Rosso non ha acquistato il Milan perché sì, effettivamente era una cosa più grande di lui, perché secondo me, ma qua spezzo una lancia a suo favore, non aveva tutta la situazione sotto controllo, perché comunque vai ad accollarti oneri e onori nel momento in cui rilevi in toto una società. Quindi probabilmente lui ci ha visto qualcosa di poco chiaro all'interno dei conti del Milan, per dirla proprio in parole spicce, e quindi ha preferito abdicare, ha preferito deviare, ecco, verso appunto il Vicenza Calcio SPA. Attenzione alle denominazioni perché sono molto importanti. Perché sottolineo sto Vicenza Calcio SPA? Perché non più tardi del 31 maggio, appunto, il signor Rosso, o Mr. Diesel, che dir si voglia, ha acquisito per poco più di 1 milione di euro il ramo d'azienda del Vicenza Calcio SPA, senza però il titolo sportivo. Perché? Perché lui già aveva in mente di incorporare Vicenza e Bassano e quindi creare questo ibrido che è appunto la Nerossi Vicenza Virtus o come cavolo si chiama, che non c'entra più nulla con il Vicenza Calcio che ha vinto la Coppa Italia, che, nel quale giocava Luiso, il Vicenza di Olivieri, il Vicenza di Guidolin, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, tutte le cose che ha fatto quel Vicenza, che era anche il Vicenza di Paolo Rossi, eccetera, pim pum pam din don, campanon, è morto. Questa è la realtà dei fatti. È nata questa società ex novo che indubbiamente sarà gestita in maniera esemplare, perché io ragazzi lo stimo Renzo Rosso, l'ho già detto, però non mi si venga a usare il termine tradizione mantenuta. Allora, la tradizione non è stata mantenuta per niente. Questo Vicenza Calcio, che adesso saluto anche l'amico Jan Foll, che
che mi sta scrivendo in diretta, che mi dice Calcio Vicenza era il vecchio nome, ora Lane Rossi Vicenza Virtus. Bene, ringrazio anche Ian che è intervenuto in diretta. E Ian, visto che tra l'altro sei il mio primo utente Twitch, mi pare, sì, vinci un integratore alimentare della linea Fitline, ovviamente offerto da Giada, che è mia moglie, nonché partner ufficiale del canale in quanto nutrizionista, iscritta all'albo nazionale dei professionisti. Comunque dopo parlerò di Giada. Boh, torniamo al discorso del Vicenza. Quindi, allora, chi viene a scrivermi, a parlarmi di tradizione mantenuta? No. No. Quel Vicenza, il vecchio Vicenza Calcio, è morto, sepolto, perché quella matricola non esiste più, è sorta una nuova società alla quale auguro le migliori fortune, i migliori successi, eccetera, eccetera, eccetera. Però che non mi si venga a parlare di tradizione, ok? E ste parole non le ha dette il signor Renzo Rosso, specifico. Le leggo in giro per il mondo, in giro per il web, parlando così poi con qualcuno che mi viene a dire ma la, grazie a Renzo Rosso la tradizione è stata mantenuta. Non è vero un cazzo, perché se vogliamo dire le cose come stanno, il signor Renzo Rosso ci ha visto il business a Vicenza, però di concreto ha sì creato questo ibrido che si chiama appunto Lane Rossi Vicenza Virtus, che è appunto l'unione fra Lane Rossi Vicenza e Virtus Bassano. Bassano è stato tolto e c'è stato messo il Virtus, ok? Ma anche il signor Renzo Rosso ha, tra virgolette, fatto sparire due società storiche, quali appunto il Vicenza Calcio e il Bassano Virtus. Questa è la realtà dei fatti, perché i biancorossi, l'ho già ripetuto mille volte, il Bassano, che adesso milita in promozione perché l'anno scorso è ripartito dalla prima categoria, in realtà è semplicemente l'associazione Calcio Mussolente che ha cambiato la denominazione in Bassano 1903. Comunque anche lì sono tutte cose che non hanno più nulla a che fare a livello di matricole, a livello di tradizione, a livello di continuità con queste vecchie società. E in tutto sto, come posso dire, contesto di tradizione, eccetera, mantenere la storia, no. Le storie sono state concluse, perché quando muore una matricola, a mio avviso, muore anche tutto quello che c'è stato, perché è proprio morto, non esiste più. Cioè, nel momento in cui io muoio, fine. Cioè, Stene non esiste più, dopo ci sarà un altro Stene, l'originale sono io, ok? Mettiamola così, quindi tutto quello che c'è stato non esiste più, si apre una nuova era, si aprono delle nuove società, che ripeto, anzi, colgo l'occasione per salutare il mio caro amico Checco Maino, detto Skinhead, per il suo mega look che lo ha contraddistinto comunque nella sua carriera, che appunto attualmente allena il Bassano 1903 in promozione. Tra l'altro Checco ha vinto l'anno scorso il campionato di prima categoria, quest'anno il Bassano 1903 gioca ancora sempre al Mercante e disputa però il campionato di promozione, e se vogliamolo così di definire, non è neanche una costola del vecchio Bassano. Sì, del vecchio Bassano ha neanche il nome, perché parliamo proprio di due persone diverse se vogliamo paragonarli a degli esseri umani. Ma questo discorso, attenzione, vale per tantissime altre società. Adesso non le tiro fuori tutte, però allora, la Fiorentina, ricordiamoci, nel 2001, mi pare, o 2002, vabbè, comunque è morta, grazie ai debiti di Cecchi Gori, eccetera, eccetera, eccetera. E infatti nel 2002,
si chiamava Florencia 1926, ed era stata, come si dice, fondata, rifondata, che poi non è una rifondazione, era sorta grazie all'impegno del sindaco Domenici, ok? Dopo che l'abbia comprata Della Valle, che Della Valle l'ha rinominata Fiorentina, che comunque non è la storica Fiorentina, perché in realtà da Florenzia Viola si è chiamata AC Viola Fiorentina, una roba del genere. Comunque, vabbè, quella Fiorentina, la Fiorentina di Battistuta, la Fiorentina di Rui Costa, la Fiorentina che ha vinto lo scudetto con Fufo Bernardini, la Fiorentina che ha vinto la Coppa Italia, quella è morta, morta. Dopo, se ci sono queste nuove società che all'asta ricomprano i trofei, ricomprano i marchi, perché per carità ci sta, ricomprano tutto l'ambaradan, però c'è stata un'ereditarietà, tra virgolette, ma neanche, sono state comprate delle cose da una società morta ed è stato proseguito un percorso, diciamo, acquisito sotto un certo punto di vista, ok? Ma non c'è stata continuità. Si è voluto continuare, si è voluto ereditare, che poi non è neanche acquistare, acquistare le vecchie cose, i vecchi trofei, i vecchi marchi di società morte, sepolte. Questo vale per la Fiorentina, la SPAL, ragazzi, in realtà è la Giacomense, perché nel 2013 c'era la SPAL che era strapiena di debiti, se non ricordo male. La Giacomense si è comprata, si è fusa anzi con la SPAL, quindi cambiando denominazione, com'è che si chiamava il presidente? Colombarelli, se non ricordo male, che era il presidente della Giacomense, che è l'attuale presidente della SPAL, ok? Boh, la vecchia Real SPAL, la SPAL di GB Fabbri per capirsi, la SPAL storica è morta, è ricominciata come Giacomense, che poi si è chiamata SPAL e adesso, par carità, un progetto bellissimo che comunque è ripartito ex novo, seppellendo la vecchia SPAL. Idem dicasi per i miei amici di Padova, non me ne voglia nulla il miticissimo Max Pacagnella. Tra l'altro aspetto con ansia il tuo video nella tua rubrica Padova Uberalles. Però ragazzi, il Padova, grazie al signor Pinocchio, Penocchio, come cazzo si chiamava, è morto, morto. Il Padova ha ricominciato nel 2014, che si chiamavano Bianco Scudati Padova, dopodiché successivamente hanno cambiato denominazione, perché il Padova non è più, sì, ce l'ha sullo scudettino ACP, che sarebbe Associazione Calcio Padova, ma sulle carte si chiama Calcio Padova SPA. Dopo che tu compri il marchio, che tu usufruisci, hai capito, di queste gabole per dare una sorta di continuità a una tradizione, mi può anche star bene, non vuoi far proprio morire tutto quello che c'era precedentemente. Poi, per carità, io sui marchi, lo ripeto, ben venga che tornano in mano alle società che rappresentano le varie città, insomma. Perché poi ti trovi ovviamente quella massa di banditi che anche su un marchio ci gioca fuori da morire. Invece è giusto che chi ne ha il diritto di poter usufruire di quel marchio perché sta provando a ripartire, sta provando a dare continuità a una cosa comunque, diciamo che è sepolta, è morta, per carità, tanto di cappello ed è, secondo me, corretto che il tutto avvenga. Però, ripeto, il vecchio Padova, dove giocava il mio amico Damiano Longhi, dove giocava Alexi Lalas, il Padova di Nereo Rocco, quello è morto, quella matricola è sepolta, è sorta nel 2014, i biancoscudati Padova, grazie comunque all'impegno dei Bonetto, mi pare il sindaco era all'epoca Bitonci, sto andando a memoria, questo anche Selbeude Alive, insomma. Quindi, ecco, inutile scannarsi in discussioni inutili. L'unica realtà, l'unica cosa certa, per quel che concerne il Veneto,
Non nomino nemmeno i veneziani, perché se partiamo da Venezia Mestre, poi ci sono stati 3.000 fusioni, 3.000 fallimenti, eccetera, 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 che comunque anche lì, ok, il Venezia, morto sepolto, Mestre molto, morto, molto. Molto è cinese, morto è italiano, morto è sepolto, e poi tutto è ripartito con nuove realtà, per carità di Dio. Però se andiamo a prendere, ripeto, la continuità, le matricole, tutto quanto, non mi vengano a parlare di dalla costola di quel sodalizio, dal rene di quell'altro. No, 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 no. Qui sono cose morte e sepolte, sono società ex novo, che poi sono state rinominate come Venezia, Vicenza, Padova, eccetera, eccetera, eccetera. Le uniche tre in Veneto che Paul c'ha coare, esè il Cittadella, il Chievo e l'Hellas Verona, che non sono mai fallite. Queste stanno dando continuità. Sono queste che si possono permettere di festeggiare centenari, di festeggiare eventi importanti, perché hanno una continuità nel tempo. Ma ad esempio, quando vedo, e sto parlando di altre realtà, dove si festeggia il centenario, ma il centenario di che? Che arrivi da 50 fallimenti. È tutto un business, è tutta una messa in scena, è un voler buttarsi addosso, fumo negli occhi, per dire ok, è 100 anni. Allora, un conto è dire è 100 anni che c'è il calcio in città, per carità di Dio. Un altro conto è dire è 100 anni che c'è questa società. No, no. Io ho visto dei centenari festeggiati così alla cazzo di cane, che sinceramente, ripeto, lasciano il tempo che trovano. Io poi, e qui lo dico e non lo nego, mi godo a tasare quanto trevigiano, perché noi negli ultimi 10 anni che abbiamo cambiato 3.000 società, quindi non stiamo a parlare di continuità. Nascono, sì, nuovi sodalizi che prendono il nome di Calcio Treviso, AC Treviso, ACD Treviso, eccetera, 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 ma il vecchio Treviso è fallito nell'epoca Setten, no, ancora prima, già nel 93 c'era stato un botto, quindi inutile parlare appunto di tradizione, perché fusione o in questo caso appunto ho messo il titolo fusione non significa tradizione, proprio per far capire il concetto, ovvero che purtroppo bisogna accettare la realtà dei fatti, che non esistono più determinati sodalizi e si ricomincia con uno nuovo, perché se no, se si mantiene una matricola, ovviamente bisogna avere la consapevolezza che ci sono oneri e onori da a cui far fronte. Quindi poi le sorprese, vista poi la giurisdizione italiana, sono proprio dietro l'angolo, con debitori e altre rotture di balle, che poi ovviamente ben mascherate, ben nascoste all'interno di sti bilanci fatti con la scolorina, insomma. E quindi io, da un punto di vista pratico, economico, ben vengano queste fusioni, ben vengano queste nuove realtà che alla fine giustamente sono pulite, e quindi mi spiace per coloro che avanzano soldi, mi spiace per tutta una serie di componenti, però ripeto, a livello strettamente pratico ed economico è bene ripartire da zero per avere tutto sotto controllo. Poi però non mi si venga a parlare di tradizione rispettata, perché la tradizione sarebbe ristrutturare una cosa già esistente, no? Buttarla giù, farla morire e poi ripartire da un'altra parte e ricostruire ex novo il tutto. Quella non è tradizione, quello è un ripartire, per cui occhio ai termini, e quindi moega con delle discussioni del cacchio, perché alla fine, bene o male, per quel che concerne, ripeto, il Veneto, sono solo tre
le piazze che possono chiacchierare a testa alta e sono Cittadella, Chievo e Verona. Punto e basta, che sono sempre quelle. Il resto ga cambia come il chirurgo. Si è divertito il chirurgo a cambiargli il volto, a cambiargli i connotati a seconda poi delle varie situazioni. Purtroppo nulla è risorto, anzi tutt'altro, tutti morti e sepolti e si è ripartito con delle nuove realtà. Questo, secondo me, è il concetto premiante del tutto e chi non è d'accordo con me mi può tranquillamente sfanculare, come sempre, perché benvengano anche gli sfanculamenti. Bene Fioi, direi che come prima live su Twitch e mi auguro in contemporanea su YouTube sia andata bene. Jan Foll si è anche beccato il suo bel integratore naturale, quindi Jan, se vuoi contattarmi ci sono i numeri di telefono, ci sono le mail, c'è il mio profilo Facebook personale, c'è la mia pagina Facebook, c'è il mio canale Twitch, quindi vai tranquillo, spero di sentirti presto. Prima di concludere, ovviamente due parole su mia moglie, partner ufficiale del canale, già dalla nutrizionista, così denominata da me, che comunque, ok, nutrizionista iscritta all'albo nazionale dei professionisti, per chi avesse problemi di alimentazione, per chi vuole dimagrire in maniera totalmente serena, naturale e soprattutto concreta, per chi ha problemi di digestione, per chi vuol prevenire infortuni, perché ci sono veramente delle accortezze legate all'alimentazione che permettono anche tutto questo. Io ho la fortuna, da quando sono seguito da mia moglie, che poi appunto conosciuta in ambito professionale, poi tutto sfociato in un bellissimo sentimento che fino ad oggi va avanti, da allora, da quando sono seguito da lei, non ho una rottura dei coglioni a livello fisico e soprattutto neanche a livello di digestione, a livello di mentale, per quanto possa sembrare strano, però ripeto, anche una corretta alimentazione ti tiene sveglio, e quando è ora di star svegli, dormi bene, eccetera, 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 ci sono più benefici che altro. Quindi contattatela con fiducia al numero 333-233-5935, che non è 33 trentini, andavano a Trento tutti e tre trotterellando, ma bensì il suo numero di telefono 333-233-5935, a disposizione, riceve a Padova nel suo studio oppure su appuntamento anche a Montebelluna e Treviso. E direi che insomma ho detto tutto quanto. Bene Fioi, direi che per come primo video di Twitch sono contento e saluto tutti gli amici del gruppo serie chat Girone B che adesso mi massacreranno, ma va bene così, sono anche un po' così provocatore, ma voglio bene a tutti perché comunque non ho offeso nessuno e ripeto, quando non si finisce sul becero va tutto bene, chiacchiere da bar, chiacchiere così da stadio, chiacchiere da fra fioi, come diciamo noi altri, però sempre nel massimo rispetto. Un salutone al mio caro amico Damiano Longhi, per cui www.damianolonghi.it, accedete al suo sito dal quale vi iscrivete direttamente alla sua pagina Facebook, Damiano Longhi il capitano. E Marco Ocram e Enrico Morselli li ho salutati, aspetto il grande Max Pacaniella The King con la sua rubrica Padova Uberalles. Per chi si fosse perso questo video in live può tranquillamente rivederlo su YouTube perché lo sto registrando. Per cui direi che per oggi è tutto e cosa dirvi Fioi, che ve voglio bene, steme bene e ci vediamo al prossimo video o a prossima live. Ciao a tutti!